Ieri al liceo Caravillani si è recato anche il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, proprio per discutere insieme al preside e ai genitori la soluzione migliore. L'ha intervistato la nostra Alessia Romano. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Oggi la chiusura di un istituto nella capitale, prima di tutto come si è arrivati a questa decisione? Oggi come delegato della città metropolitana più che presidente dell'Assemblea Capitolina, diciamo che appunto i tecnici della città metropolitana hanno fatto i controlli sullo stabile per quanto attiene la parte liceo, che nello stabile c'è sia un liceo che al piano terra una scuola dell'infanzia comunale, quindi ci sono dei problemi da quello che loro hanno rilevato sui piani superiori dello stabile, quindi laddove è allocato il liceo. Oggi c'è stata anche una verifica congiunta appunto con i tecnici di Roma Capitale per verificare se sussistono le stesse criticità anche sulla parte dell'immobile, quindi sul piano terra, dove è la scuola dell'infanzia, così da calibrare in funzione delle rilevazioni tecniche i conseguenti provvedimenti da parte della sindaca. Per quanto riguarda il liceo, stiamo comunque già sondando delle ipotesi alternative, ci sono quantomeno due istituti al vaglio e cercheremo di fare i lavori nel tempo strettamente necessario, così da poter consegnare ai ragazzi, a partire dalla fine delle vacanze natalizie, una situazione comunque funzionale atta a garantire il loro diritto allo studio, fermo restando dobbiamo prima di tutto garantire chiaramente la loro incolumità. In questo tempo intermedio i ragazzi svolgeranno le loro lezioni presso la scuola Mamiani, cosa anche facilitata dal fatto che la preside del Caravillani è anche la preside del Mamiani, quindi abbiamo nel frattempo trovato, in collaborazione con la preside che si è tempestivamente attivata, questa soluzione conte. Ecco, per quanto riguarda questi controlli, sono partiti questi controlli dopo la scossa del 30 ottobre. Mi sembra di capire però che questo sia un secondo sopralluogo. Ci sono altre criticità che voi avete notato o che comunque sono arrivate delle comunicazioni da questi tecnici per quanto riguarda altri istituti della capitale? Guardi, io ho la delega all'edilizia scolastica da poco più di una settimana. Posso dirle che i tecnici mi hanno riferito di aver fatto un controllo sia prima che dopo la scossa di terremoto, da cui sarebbe emerso appunto che la situazione si era aggravata. Ecco. Al momento non ci sono altre scuole che destano preoccupazione, l'unica è l'Avogadro, su cui bisognerà fare dei lavori di ristrutturazione della scuola e della palestra, anche qui cercheremo di partire il prima possibile. I lavori sulle aule sono già in corso e puntiamo a chiuderli entro Natale.